Buon pomeriggio e bentrovati a Caserta Sera Stadio. Lo spazio dedicato al dopopartita. Attendiamo la sigla, ci ritroviamo subito dopo, importante punti tranquillità impalano lo scontro del ferrante di piedimonte matese tra Alife e Boiano magistralmente diretto da Mirko Matera della sezione di Bergamo. Gli alifani di mister Pacilio, capaci di realizzare 5 punti negli ultimi 4 turni e di centrare il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, volevano oggi, a tutti i costi, uscire dalla zona play out e staccare gli avversari di giornata. I bifernini, affidati a mister Geoffrey, anche loro capaci di ottenere 12 punti in 11 giornate ed usciti fuori domenica scorsa, da una serie nera di tre sconfitte consecutive. 90 minuti di gioco terminati con un 1-0 per l'Alife. Life. Correte di Davide Iannotta al trentesimo, sfruttando un perfetto calcio d'angolo battuto da Carpentino. A fine gara, queste le sensazioni raccolte su due fronti ai microfoni della nostra inviata. Valentina Monte. Mister, oggi abbiamo assistito ad una partita abbastanza equilibrata. Le azioni della Life si sono poi avute soprattutto nel primo tempo. Un rigore sbagliato, un palo. Però Giannotta ha chiuso poi la partita con 1-0. Sì, oggi da... bisogna essere sinceri: quando sto io, È la peggior parte che abbiamo fatto. Posso pure accettarla perché tra virgolette, veniamo da inveni di capitale. Un po' di fuori per il passaggio del turno. Però noi dobbiamo pensare al campionato. Da salvare oggi sono i tre punti. Il boiano non ha meritato sicuramente la sconfitta, bisogna essere sinceri in queste situazioni, però si vede anche il lavoro nei momenti di difficoltà, di non prendere gol è sempre importante. Oggi infatti la rifa porta a casa tre punti, però su cosa bisogna continuare a lavorare? Sul lavoro, se lavorano tutti i giorni che stanno facendo, come ho detto prima, si vedono i risultati, si vede le prestazioni. Oggi non si vede prestazioni, però capita anche perché c'è la stanchezza oggi. a un certo punto dovevo cambiare tutti e dieci per questa stanchezza. Abbiamo sofferto, anche saper soffrire quando si gioca male è importante. Oggi le ragazze l'hanno fatto e sono molto contento della prova, di sofferenza e dei tre punti conquistati. Settimana prossima tra, eh, avete il vasto Girardi. Sì, andiamo in, in casa delle candidate del Passo Girardi che Serna dopo del, al campionato. Noi andiamo lì senza nulla da perdere. Oggi stiamo in, un, in una posizione classica migliore rispetto a un mese fa. Ma non dobbiamo guardare la classica: se lavoriamo giorno per giorno, giochiamo bene a Passo Girardi e possiamo fare risultati a Passo Girardi. Se ne giochiamo pensando di essere dei fenomeni, non giochiamo neanche col campo basso che è l'ultimo col Boiano come è successo oggi con il Sesto campana. Deve essere umili, lavorare e fare la nostra partita. Come dicevo poco, anzi a Mister Paciglio, una partita abbastanza equilibrata da entrambe le parti. Il Boiano, siamo sinceri, meritava il pareggio, le azioni da parte dei suoi ragazzi ci sono stati. Purtroppo cosa è mancato? È mancata la, la finalizzazione, però. Ai ragazzi ho da rimproverare poco, tranne l'errore sul gol che abbiamo lasciato l'uomo uh, libero sulla, sulla marcatura. E peccato per l'espulsione, ecco, quello è il grosso rammarico, perché abbiamo regalato un uomo per tutto il secondo tempo, poi alla squadra non gli devo di niente perché ha dato l'anima. Credo che il pareggio era la cosa più giusta, però diciamo che la squadra è sulla strada giusta, sta crescendo partita dopo partita e fino alla fine lotteremo per, per la salvezza. Aspetta, a proposito dell'espulsione, come mai ci è avvenuta? Da, perché il ragazzo dice di aver preso una comitata, è andato in modo ovviamente verso, verso l'arbitro per indicargli questa situazione e l'arbitro l'ha cacciato fuori. Eh, credo che l'arbitraggio pure oggi non è che ci abbia avvantaggiato pure tanto, che al minimo dubbio a loro ha dato calcio di rigore, dai dubbi in aria, un fallo di mano netto su un calcio d'angolo nostro ha lasciato sorvolare, poi pure la mia espulsione. Un mio collaboratore in Panchina ha protestato ha fatto pagare a me la situazione. Cioè, non capisco eh, diciamo questa situazione da parte dell'arbitro, però ci sta, eh, commettiamo degli errori noi, possono commettere anche gli errori gli arbitri La settimana prossima avrete in casa in città di Termoli? Eh sì, una partita sicuramente ostica, anche perché il Termoli eh, lotta per il primato, hanno trovato eh, un assetto societario che garantisce eh, fino alla fine del campionato per cercare di puntare a vincere, quindi sarà una partita sicuramente ostica. Bene, la nostra trasmissione termina qui. Ringraziamo tutti voi per averci seguito e vi attendiamo alla prossima. Sigla.